no al disegno di legge Pillon che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, mobilitazione a Campobasso. Sciopero nazionale di 4 ore per i vigili del fuoco, anche i caschi rossi molisani hanno ampiamente aderito all'iniziativa al fine di attenzionare il governo alle problematiche della categoria. In occasione dei 300 anni dalla nascita del maestro Paolo Saverio di Zinno, sfilata straordinaria il prossimo 2 dicembre dei noti misteri per il centro del capoluogo. 7 gli anticipi di oggi pomeriggio nel calendario di Serie D, tra questi Isernia Cesena e Recanatese Agnonese, domattina a Campobasso si correrà invece la su e giù. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Mobilitazione oggi in numerose città dell'Italia per dire no al disegno di legge Pillon che prevede affidamento condiviso nelle coppie separate ed azzeramento dell'assegno di mantenimento. Protesta anche a Campobasso. Come in molte altre città italiane, anche a Campobasso si è chiesto il ritiro del disegno di legge che prende nome dal senatore della Lega Simone Pillon, di cui è il primo firmatario. Questo disegno di legge va a fare proprio un'incursione, perché di fatto impedisce a coloro che non hanno risorse economiche sufficienti per affrontare tutto il procedimento farraginoso che è stato inventato, e impedisce di poter procedere appunto, perché come si diceva prima la mediazione è resa obbligatoria. Ed è la mediazione nell'ambito di una famiglia dove esistono anche fenomeni di violenza, penso che sia impossibile, quindi una volta che questa mediazione fallisce non si può procedere con la separazione secondo quanto stabilisce questo disegno di legge. Entra poi in gioco un'altra figura sempre di invenzione in questo testo del coordinatore genitoriale che dovrebbe poi aiutare i genitori a stilare un piano aziendale dove le spese vengono divise per capitoli e dove se poi si verifica una spesa imprevista oppure se uno dei genitori che è meno capiente non può sostenere la spesa per esempio della palestra oppure della gita scolastica, l'altro dovrebbe sobbarcarselo, ma sicuramente si rifiuterà dal momento che la legge prevede una divisione equa al 50%. Noi chiediamo assolutamente il ritiro di questo disegno di legge perché a parer nostro non è tutto l'impianto che è sbagliato, quindi abbiamo già delle leggi, dobbiamo aggiornare le leggi a seconda di come va la società, non fa piacere separarsi, non fa piacere divorziare, quando ci si sposa pensando che sia per sempre, purtroppo la favola non sempre va a buon fine, non sempre vissero tutti felici e contenti e non possono andarci di mezzo i minori. Torniamo a parlare dei lavoratori della GAM. I problemi della vertenza risiedono per le sigle sindacali Fly Fai e UILA nel mancato bando del secondo lotto che pregiudica il rilancio del macello e nella creazione di nuovi posti di lavoro, nei nodi da sciogliere sul fitto ramo d'azienda e nella copertura finanziaria della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi. È dunque necessario rifinanziare gli ammortizzatori sia per l'area di crisi complessa che semplice, dare attuazione alle politiche attive del lavoro ed intervenire in tema di infrastrutture per rendere più attrattivo il territorio per le aziende che intendano ampliarsi o insediarsi e creare così nuova occupazione. Anche i vigili del fuoco di Campobasso e di Isernia hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dal sindacato autonomo Conapo a causa della scarsa attenzione del governo centrale verso le problematiche della categoria. Il sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo ha, dopo una lunga serie di richieste inascoltate, proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore che nella giornata di oggi ha registrato ottimi risultati in termini di adesione. Le ragioni della protesta sono contenute in quella che i dirigenti sindacali chiamano, senza mezzi termini, la scarsa attenzione per le problematiche di categoria ricevuta dal governo giallo-verde, nonostante i proclami fatti.
Rischiamo la vita, affermano, come e più degli appartenenti agli altri corpi dello Stato, e siamo impegnati nel pronto intervento operativo dal giorno dell'assunzione sino al giorno della pensione, un servizio usurante che non ha eguali nello Stato. Eppure siamo il corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi. Siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo. Allo sciopero hanno aderito anche i vigili del fuoco di Campobasso e di Isernia, compresi quelli impegnati nei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano. I numeri molisani sono davvero molto lusinghieri in fatto di adesione. Basti pensare che a Campobasso, nel numero complessivo anche di Termoli e Santa Croce di Magliano, su 27 vigili impegnati nel servizio, ben 22 hanno scioperato, mentre ad Isernia, su 18, hanno scelto di protestare 12 vigili. Interessante e significativa la loro richiesta rivolta direttamente al Presidente del Consiglio Conte e ai vice Salvini e Di Maio. I vigili del fuoco non chiedono nessun privilegio, solo retribuzioni, pensioni e carriere alla pari dei corpi di polizia. Nel contratto di governo c'è l'impegno a risolvere la questione, ma i fatti nella bozza della legge di bilancio non si vedono. Così chiedono modifiche durante l'iter alle Camere e si appellano anche ai parlamentari molisani, sperando nel loro impegno a presentare degli emendamenti per rispettare soprattutto la dignità dei vigili del fuoco, sempre in prima fila come servitori dello Stato. Si è spento questa mattina all'hospice di Larino a causa di un male incurabile all'età di 72 anni Ruggero Pizzi, storico collaboratore della nostra emittente nonché amministratore di lungo corso nel comune di Larino, dove ha più volte ricoperto prima con la Democrazia Cristiana e in seguito con la Margherita la carica di assessore e vice sindaco. Domani alle 10:30 funerali alla chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie, sempre nel centro frentano. E da parte di tutta la redazione di TLT Molise il cordoglio. Era seduto alla guida di una Fiat 600 con le braccia ancorate al volante e la testa china, a notare un 68enne nel parcheggio dell'ospedale veneziale di Isernia. La polizia, che si è avvicinata all'uomo cercando di prestare soccorso, lo stesso ha riferito di sentirsi poco bene a seguito di una trasfusione ematica. Uno degli agenti si è così messo alla guida della Fiat 600 accompagnandolo fino alla sua abitazione e affidandolo alle cure della consorte. Continua senza sosta l'attività dei carabinieri che nei vari territori del Molise sono impegnati a contrastare e prevenire i reati. Gli ultimi episodi a Sant'Elia, a Pianisi, Riccia e Termoli. Vediamo. I paesi del Molise continuano ad essere scelti dai malviventi come basi ideali per le loro truffe, perpetrate per lo più ai danni delle persone anziane. Da qui l'intensa attività dei carabinieri e di tutte le forze dell'ordine che sono impegnati quotidianamente nella lotta contro le attività criminose e soprattutto a prevenire ogni reato. Gli ultimi episodi vedono i carabinieri risolvere positivamente alcuni tentativi di truffa. A Sant'Elia Pianisi infatti hanno denunciato due donne, una 52enne di Catania ed una 50enne di Siracusa, per tentata truffa in concorso e sostituzione di persona ai danni di un signore del posto. Le due, spacciandosi per impiegate di una banca, avevano tentato di farsi accreditare 3.000 euro. Ancora a Riccia, dove i militari dell'arma hanno denunciato una 31enne di Crotone ed un 34enne di Cosenza per aver tentato una truffa ai danni di un uomo attraverso la vendita su internet di un ciclomotore che non era stato mai recapitato e che era stato pagato 1.000 euro.
Invece i carabinieri della compagnia di Termoli hanno deferito in stato di libertà un rapinatore che è stato individuato dalle indagini scaturite da un evento verificatosi lo scorso mese in un bar situato sul lungomare nord della cittadina adriatica. La rapina era stata messa in atto da due uomini, uno dei quali residente in Molise, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria. Ed un giovane egiziano è stato segnalato alla prefettura di Campobasso dai carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale. È stato trovato in possesso di 2,30 grammi di stupefacenti quando è stato fermato insieme a due suoi coetanei dai militari. La droga è finita sotto sequestro. Intanto l'Arma dei Carabinieri rinforza le stazioni delle regioni Abruzzo e Molise, infatti tra qualche giorno ben 47 militari neopromossi del 137° corso formativo prenderanno servizio nell'ambito della Legione Carabinieri delle due regioni, destinati a tutti i comandi di stazione al fine di incrementare i presidi più piccoli ed assicurare una sempre maggiore proiezione dei servizi di controllo del territorio. E purtroppo l'abuso di droga, alcol e gioco d'azzardo in Molise è in aumento tra i più giovani. Nel 2017 solo al consultorio diocesano di Campobasso si sono registrate 2.000 richieste di aiuto. Fondamentale l'impegno degli psicologi dell'Associazione Amici del Consultorio. Maria Giovanna Venditti, presidente dell'Associazione Amici del Consultorio, un'iniziativa per contrastare l'abuso di droghe. Qual è il ruolo che può venire in particolare dalle associazioni per contrastare questo tipo di fenomeni? Sì, sono sempre più in espansione, ormai sono dilaganti soprattutto tra la fetta più giovane di popolazione e registriamo moltissimi accessi presso la nostra struttura riguardanti soprattutto minori legati a dipendenze patologiche. Penso che gli psicologi abbiano un ruolo di sostanziale importanza e anche gli enti e le associazioni preposti comunque a accogliere la sofferenza a 360 gradi dell'individuo. La nostra realtà, che è quella consultoriale, registra all'incirca 2.000 accessi annui e di questi accessi la stragrande maggioranza ha comunque un aspetto legato alle dipendenze patologiche. Ecco, manca in molti casi il ruolo delle famiglie, ecco, quando si verificano questo tipo di abusi. Sì, la famiglia è un attore sociale che è coinvolto in primissima istanza rispetto allo sviluppare una dipendenza patologica. Attualmente registriamo un po' un'inversione di ruoli nella famiglia moderna, ovvero sono sempre più i figli che si prendono cura dei genitori e sempre meno i genitori che riescono a contenere in qualche misura il disagio del proprio figlio. Quindi è bene che i genitori prestino attenzione a tutti i campanelli d'allarme, a tutti i segnali che questi ragazzi alcune volte ci rendono manifesti. Quanto incide la crisi economica e occupazionale che interessa soprattutto il Molise? Beh, anche questo ha un ruolo predominante, penso che sia strettamente intercorrelata con l'aumento di determinate problematiche, anche se reputo che la dimensione della dipendenza patologica inglobi al suo interno altre cause, quindi si può parlare sicuramente di una multifattorialità e non solo di una causa che la va a originare. L'Istituto Agrario San Pardo di Larino non chiuderà. A comunicarlo con soddisfazione la consigliera regionale della Lega Ida Romagnuolo, che in merito aveva presentato un ordine del giorno a Palazzo d'Aimmo. Naturalmente, ha sottolineato Romagnuolo, non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo essere vigili e attenti, non dobbiamo distrarci. Restiamo a Larino, dove domani alle 17 alla Sala Freda del Palazzo Ducale si terrà il convegno Donne in Divenire, evento che vedrà protagoniste storie di donne che si sono distinte con il loro talento nella realizzazione di attività lavorative. Per i 300 anni dalla nascita del maestro Paolo Saverio di Zinno, il 2 dicembre a Campobasso sfileranno i noti misteri. Oggi la presentazione dell'iniziativa.
Una data importante, quella del 2 dicembre per la città di Campobasso, in occasione dei festeggiamenti per i 300 anni dalla nascita del maestro Paolo Saverio di Zinno, artista e scultore, sfileranno per le vie del centro i misteri, i noti carri dedicati ai santi, con la presenza pure di angeli e diavoli, che di norma si mostrano durante il Corpus Domini. Strutture costituite da una lega speciale, opera proprio del di Zinno, a cui il comune di Campobasso ha voluto rendere omaggio. È un evento rispetto al quale la città di Campobasso non poteva sottrarsi. E al ricordo lo abbiamo fatto insieme ad altri enti, ad altri soggetti, alla diocesi, alla regione Molise, e ovviamente quel giorno, il giorno del compleanno nei 300 anni, non potevamo che esporre alla città in modo diverso, di pomeriggio, di sera, i misteri nell'intera bellezza, coniugando questa data con la ricorrenza del Natale che ci sarà poi lì, da lì a pochi giorni. Un lavoro di squadra per dare vita all'iniziativa promossa dall'amministrazione di Palazzo San Giorgio e non solo. La collaborazione con l'associazione Misteri e Tradizioni è risultata fondamentale per smussare particolari, per prevedere tutto quello che è legato anche a una condizione meteo-atmosferica che non è prevedibile ovviamente, ma la data andava pure fissata e si fissano le date in funzione di quello che occorre celebrare. La vicinanza, i termini propositivi di padre Giancarlo Brigantini sono risultati poi decisivi per creare, come dire, quell'insieme, quel noi anziché quell'io che, sul quale noi stiamo lavorando da tanti anni. In serata la Galleria Spazio Immagine di Campobasso, l'inaugurazione della mostra 14-18, La guerra a colori, in l'occasione anche una performance di teatro e musica dal titolo Lettere e suoni di una guerra. Oggi e domani mercato contadino e artigiano a Campobasso, nella struttura del mercato coperto di via Monforte, esposizione e vendita di prodotti del territorio e degustazioni di tipicità molisane. Durante la giornata anche incontri rivolti a cittadini, esibizioni musicali ed attività per bambini e sportivi. Giornata diocesana del ringraziamento a partire dalle ore 9 di domani a Petrella Tifernina. La festa avrà per tema per un'agricoltura generativa e creativa, superando le disuguaglianze. L'iniziativa vuole essere una celebrazione della varietà dei prodotti della terra, ma anche una denuncia della perdita delle biodiversità delle colture e della diversità genetica delle piante che mettono così a rischio la sicurezza alimentare. L'attrice Valentina Olla sarà domani pomeriggio ad Isernia con lo spettacolo Una volta c'era Roma, un racconto in musica della città eterna. L'appuntamento è per le ore 18 nei locali delle Cave. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Sul Molise dalla sera cielo velato, poco nuvoloso, le temperature odierne sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e la massima di 19 gradi a Termoli, ventilazione meridionale calmo l'Adriatico centrale, sulla regione domattina tornerà il sole, valori climatici stazionari o in leggero aumento, i venti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali. Undicesimo turno nel calcio di Serie D, 7 gli anticipi odierni nel raggruppamento F, solo 2 gli incontri previsti domani alle 14.30. Undicesima giornata nella Serie D, girone F, risultati Sant'Arcangelo Avezzano 1-1, Francavilla San Nicolo Notaresco 1-1, Isernia Cesena 0-2, Jesina Castelfidardo 2-1, Pineto Vastese 2-1, Recanatese Olimpia Agnonese 3-0, San Giustese Matelica 2-4, Savignanese Real Giulianova 1-0, Campobasso Monte Giorgio e Forlì San Maurese si giocheranno domenica alle 14.30.
La classifica aggiornata nella Serie D: Matelica in testa 27 punti, Cesena 25, San Nicolò Notaresco 22, San Giustese e Recanatese 20 punti, Francavilla 19, Savignanese 18, Sant'Arcangelo e Pineto a 16 punti, San Maurese 14, Real Giulianova 13, Isernia 11 punti, Forlì, Vastese e Jesina 10, Montegiorgio 9, Campobasso e Agnonese 7 punti. Chiudono in coda Castelfidardo ed Avezzano a 5 punti. È decima giornata di andata in questo fine settimana nei campionati regionali di eccellenza e promozione. Vediamo il quadro degli incontri. Decima giornata in eccellenza, all'Ife Sesto Campano 0-2, Matese Treppini Matese 1-1, Vasto Girardi Frentania 5-0, Venafro Pietramonte Corvino 4-3. Si giocheranno domenica pomeriggio Olimpia Riccia, Acli e Campo di Pietra, Gamba Tesa, Termoli, Real Guglionesi, Boiano e Roseto Rocca Sicura. Decima giornata anche in promozione, i risultati dell'anticipo del sabato: Campobasso 1919, Castel di Sangro 5-6, Don Chissagnone Chieuti 1-1, Capriatese e Ripali Mosani 1-1. Da domenica pomeriggio gli incontri: Biccari Cliternina, Comprensorio Vairano Fortore, Sant'Eliana Aurora Ururi, Spinete Trivento e Termoli 2016 Baranello. Edizione numero 45 domani a Campobasso per la corsa podistica della Su e Giù, la manifestazione in programma a partire dalle ore 10 da Piazza della Vittoria e organizzata dal gruppo sportivo Virtus del capoluogo in collaborazione con la Polizia di Stato e con la rete antiviolenza. Il percorso è di poco meno di 8 km e si concluderà lungo corso Vittorio Emanuele. La gara non prevede una classifica finale e tutti i partecipanti entreranno in un'unica categoria. Le iscrizioni sono aperte fino a pochi minuti prima dell'inizio della corsa. Tra i concorrenti iscritti anche l'atleta delle Fiamme Oro Enrica Cipolloni. Nelle prossime settimane il campo Acli di Campobasso sarà intitolato ad Antonio Rauso e ad Antonello Toti, due punti di riferimento per il mondo calcistico regionale e per lo sport più in generale. La decisione al termine di un confronto che si è tenuto in seno alla Commissione Cultura del Comune del Capoluogo, presieduta dalla consigliera Giovanna Viola. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.